Centinaia di giovani arrivati da tutto il comprensorio hanno invaso l'anfiteatro del Santuario Madonna delle Grazie a Tor di Ruggero. Raduno organizzato dalla Diocesi di Catanzaro Squillaci in vista del prossimo appuntamento che si terrà a Serra San Bruno. Ma io credo che i giovani non siano smarriti, hanno bisogno di essere presi sul serio, questo sicuramente sì, e questa è la più grande fatica che possiamo fare, che abbiamo come adulti, penso anche come Chiesa. Questa giornata è la giornata diocesana dei giovani, si inserisce anche in un cammino che è quello in preparazione al sinodo che il Papa farà con i delegati dei Vescovi di tutto il mondo nel prossimo mese di ottobre, che sarà proprio sui giovani, i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. E con questa giornata ci prepariamo anche al cammino dei giovani calabresi, che sarà nel mese di agosto, dal 4 al 10 agosto, da Serra San Bruno a Paola, in preparazione all'incontro del Papa con i giovani italiani l'11 e il 12 agosto a Roma. E che si snoda intorno al percorso del discepolo amato che troviamo nel Vangelo, questa immagine del discepolo amato che non è un discepolo, uno dei dodici, ma è ogni discepolo, ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo, ogni giovane che si lascia amare dal Signore e lo incontra nel volto dei fratelli. Lasciate i computer a casa, lasciate i telefonini, lasciate gli smartphone, perché bisogna dialogare tra di loro. Sì, quella è sempre una sfida, no? Giornate come queste in effetti mettono un po' fra parentesi quelle che sono le abitudini che hanno tutti i giorni i ragazzi. Anche lasciare per 10 minuti il telefonino è già un mezzo miracolo. Prima abbiamo avuto Don Marco Pozza, che è sacerdote veneto, che lavora in carcere a Padova, ma è molto a contatto con i giovani, con i ragazzi, ha un linguaggio molto bello e ci ha un po' raccontato la bellezza delle relazioni vere, lui che vive a contatto con chi ha sbagliato in carcere. Ci ha raccontato come le relazioni guariscono, come possono far cambiare vita agli altri. E credo che sia importante anche oggi guardarsi, incontrarsi, mettere da parte gli schermi per incontrare i volti. Anche questo messaggio sicuramente passerà. Oggi a Torre di Ruggero la presenza di Monsignor Bertolone arricchisce di più la giornata. Beh sì, è un incontro diocesano, quindi non può mancare il Vescovo, lui celebrerà con noi l'Eucaristia. In questa domenica in cui il Vangelo ci parla di Gesù buon pastore, che dà la vita per le pecore, anzi se volessimo tradurre il testo originale dice dall'anima, cioè da tutto se stesso, non solo la vita nel senso che è morto per noi, ma ci mette la sua passione, le sue energie, il suo amore per tutti noi, e il Vescovo viene qui anche a ricordarcelo. Aplaudite, popoli tutti.
cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
passione infinita, è la vita mia, è l'amore più grande, dipende perché tu è legno pesante, da solo col cuore l'amore più grande, mi sorge con me, il cuore risorge con me. Liberare il nostro cuore dalla morte con mano e mi chiedi che ho di te, hanno spezzato le catene per andare a camminare sopra i sassi e sulle viole, sulle strade insieme a te. Allora, prima di concludere e di accogliere la benedizione, grazie ancora per questa celebrazione eucaristica che abbiamo condiviso e grazie per le parole belle che ci avete consegnato, che hanno fatto chiaramente il paio con quello che Don Marco ci ha detto stamattina. Sembrava che io stessi d'accordo, nel completamento in qualche modo, no? E quindi grazie ancora, grazie a Don Marco che purtroppo deve volare tra pochi minuti, quindi è riuscito a condividere con noi l'Eucaristia, ora deve tornare su in carcere, che detto così sembra un po', però è il suo ministero. E adesso, dopo la benedizione, sarà il momento in cui ci disperderemo un po' per pranzare a gruppi, immagino che avete un po' di fame, ma se non ne avete non vi preoccupate, insomma, vi verrà lo stesso. Ringraziamo anche Madre Natura che ci ha assistito finora e non ha piovuto, speriamo che lo faccia più tardi possibile. Durante il pranzo ci saranno due proposte importanti che trovate lì a quegli alberi alla mia sinistra. A uno c'è scritto lascia la tua impronta e tra poco capirete di che si tratta. All'altro c'è scritto hashtag correvano insieme dell'angolo social, troverete delle cornici per fare dei selfie, delle foto con quelle cornici e hashtaggarle sui social con hashtag correvano insieme. Mentre all'angolo lascia la tua impronta, perché poi sarà, lo vedremo qui tutti insieme, ci accompagnerà in questo percorso con le vostre impronte, con il segno di ciascuno di voi. E chiediamo al nostro Vescovo e a Don Marco di essere i primi che lasciano l'impronta. Non gli chiediamo di mettere un piede o una mano necessariamente, però la firma è almeno una dedica colorata perché possiate essere voi ad iniziare questo segno. Lo faremo dopo la benedizione, durante il canto finale, prima il Vescovo e Don Marco lasceranno il segno, poi lo porteremo su lì e tutti quanti voi dovete lasciare entro oggi il vostro segno. Conto tanto sulla partecipazione di tanti giovani, sia lì a Serra San Bruno, il 4 di agosto, sia soprattutto poi nell'incontro con il Santo Padre, 11 di agosto. Ancora grazie a Don Marco, auguri per il tuo delicatissimo servizio che svolgi a favore dei fratelli carcerati. Ti auguro di poter continuare ad offrire la tua giovinezza, il tuo entusiasmo, la tua preparazione e perché non la ricchezza che acquisti in carcere con tanti carcerati a tutte quelle persone che avranno la fortuna di ascoltarti.
da parte mia, da parte nostra, l'affetto, la stima e anche la preghiera. Grazie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buon pranzo. Signor Bertolone, parte da Torre del Ruggero e il percorso di questi giovani in vista di Roma. Si parte da Torre del Ruggero, tutta la preparazione già che dura da un anno, verso l'incontro dell'11 di agosto con il Santo Padre e che poi avrà il suo culmine nel mese di gennaio. Accompagniamo i giovani a formarsi cristianamente, umanamente, e lasciarsi guidare dalla parola e dalla figura nobile e bella di Gesù, il pastore bello, il pastore buono, il pastore vero. L'augurio e il messaggio che vuole lanciare a questi giovani, Monsignore? Di seguire Cristo, buon pastore, fonte di verità, di bellezza e di bontà.